Il titolo di oggi è Il piacere della lettura, il settimanale del quotidiano nazionale, quindi Il Giorno, Il Resto del Carlino e la Nazione, e che a partire da oggi uscirà ogni sabato. E a pagina 10 il titolo è Il cinema visto coi neuroni. È un'intervista di Lorenzo Guadagnucci a Vittorio Gallese, che insieme a Michele Guerra ha scritto Lo schermo empatico per le edizioni Cortina, un libro dedicato a cinema e neuroscienze. Gallese è docente di fisiologia a Parma e Guerra è docente di teoria del cinema. Ed hanno studiato le reazioni del cervello di fronte alle immagini di alcuni grandi film. Scrive Lorenzo Guadagnucci a proposito di Notorious di Hitchcock. C'è una scena in cui Ingrid Bergman, Alicia, deve sottrarre una chiave al marito, un pericoloso criminale che lei ha sposato per impedire che l'uomo porti a termine un complotto filonazista. Il mazzo di chiavi è sul tavolo, Alicia si avvicina, il marito incombe nella stanza vicina e parla a voce alta con lei. Alicia non deve farsi scoprire, la tensione è altissima. La macchina da presa indugia sulla Bergman e sul tavolo, poi si sposta verso le chiavi. E lì che succede, professor Gallese? Chiede Lorenzo Guadagnucci. Risponde il professore. Succede che lo spettatore simula mentalmente la camminata di Ingrid Bergman e anche il movimento di afferrare le chiavi, pur essendo seduto in poltrona e con le mani ferme. Continua Guadagnucci. In verità non succede niente del genere. Nella scena successiva Ingrid Bergman è ferma e il mazzo di chiavi è ancora sul tavolo. Per chi guarda è un'altra emozione, con la tensione che perdura. È la magia del cinema. Ma è anche l'effetto di ciò che Vittorio Gallese e Michele Guerra definiscono simulazione incarnata, cioè un coinvolgimento emotivo e motorio legato ai neuroni specchio, ossia all'attitudine che abbiamo quando osserviamo in un altro l'intenzione di un movimento a simulare e anticipare quell'azione, con le conseguenti attivazioni degli stessi neuroni che sono implicati nell'atto reale di muoversi. È il principio dell'empatia. Chiede Guadagnucci, che cosa avete aggiunto a ciò che già sappiamo sulla percezione delle immagini del cinema? Risponde il professor Gallese. Abbiamo dimostrato con studi empirici come funziona a livello di cervello-corpo la Steadicam, cioè la camera da presa indossata dall'operatore. La Steadicam, più dello zoom, della macchina a mano o di altre tecniche, ti porta dentro la scena, ti coinvolge. Abbiamo confrontato le diverse tecniche nella ripresa di una stessa scena. La Steadicam è quella che attiva di più negli spettatori la stimolazione motoria, con il meccanismo dei neuroni specchio, chiede Guadagnucci. Che succede nella nostra mente? Risponde il professore. Pensi a Shining, alla scena del bambino, Danny, che corre con il triciclo nella cucina dell'albergo. La scena è coinvolgente perché fa percepire presenze misteriose. Come fa Kubrick a darci questa sensazione? Si chiede il professore e si risponde: con un uso sapiente del movimento di macchine del montaggio. L'operatore con la Steadicam è alle spalle del bambino e lo segue mentre procede nel corridoio. A un certo punto Danny svolta e sparisce dietro l'angolo. A quel punto un altro regista avrebbe tagliato la scena perché non c'è più nulla da riprendere e invece la sequenza prosegue per alcuni secondi. L'operatore continua a camminare e noi camminiamo con lui, simulando nella nostra mente i suoi movimenti. Ecco la presenza fantasmatica che rende questa scena indimenticabile. Tutto questo noi lo verifichiamo sperimentalmente nell'attivazione dei neuroni del movimento, chiede Guadagnucci. È questa la simulazione incarnata? Risposta. La simulazione incarnata è un nuovo modello di percezione e ci dice: state attenti quando guardiamo il mondo là fuori, che sia il mondo reale o la finzione sullo schermo di un cinema. Noi non utilizziamo semplicemente la parte visiva del cervello, ma anche il cervello tattile, il cervello motorio, il cervello emotivo. Quindi la visione è multimodale. Ancora una domanda di Guadagnucci: perché il cinema riesce a suscitare emozioni tanto forti? Risposta. Appunto, sappiamo che sullo schermo è tutto finto, eppure al cinema ci commuoviamo, ridiamo, piangiamo, proviamo paura, le stesse emozioni del mondo reale. Com'è possibile tutto questo? La spiegazione classica è che stacchiamo l'interruttore cognitivo, cioè sospendiamo l'incredulità, sappiamo che non è vero, ma fingiamo che lo sia. Questo
Questo però non spiega perché la finzione susciti spesso emozioni più forti di quelle che proviamo nella vita quotidiana.